Allora ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti. Grazie che ci segue. Primo punto importante. Iniziamo stasera la tredicesima puntata di Death Stranding Director Cut su PS5, ragazzi. Tanta roba. Ieri abbiamo fatto un po' di battaglie. Speriamo stasera di avere i camion, che abbiamo iniziato ieri sera. Guardate la puntata di ieri sera, che abbiamo iniziato a costruire le strade, quindi dovremmo iniziare a sperare di mettere le mani sui camion e sulle moto per l'ennesima volta, perché comunque la moto l'avevamo avuta, poi abbiamo preso la barca. Per farvi un po' di storia, guardate, vedere la playlist sul canale e troverete i vari passaggi, come mai adesso non abbiamo più i mezzi. Prendendo la barca abbiamo dovuto lasciarla tutto per andare a sud. Detto ciò, ragazzi, veniamo alle cose importanti. Vi ricordo sempre, registratevi al canale, e se non siete registrati su YouTube, lo spiego per gli italiani, perché non vogliamo essere indietro rispetto agli americani, Mi raccomando, facciamoci vedere da tutti che siamo alla pari. Come ci registriamo su Facebook, registriamoci su YouTube, è gratis uguale. Lo dico sempre, come essere su Facebook e cosa guardiamo? Gente che non conosciamo? No, ci piace avere le notifiche dei nostri amici. Allora, stessa cosa su YouTube, ci registriamo, mettiamo la mail che è gratis per me e per voi, uguale a Facebook, e così ci arrivano le notifiche delle nuove puntate. Ma basta chiacchiere, joystick alla mano come dico sempre, e ricominciamo la partita nuova di stasera. Allora, attiviamo il terminale. Accetta gli ordini standard, andiamo oppure dall'ingegnere, dall'artigiano l'anziano direi di no, dall'artigiano Lake Knox City, io direi questo, che è un po' più lungo, ma voglio tornare alla base perché così andiamo a riguardare le strade e tutto quello di cui vi ho parlato adesso all'inizio. Quindi mi raccomando, registratevi al canale. Dai. Allora, prendiamo questo. Ieri sera ci hanno dato questo specie di fucile, che è la prima arma che abbiamo a disposizione, oltre a, chiaramente, la fiala da lanciare, e porta sulla schiena. Porta sulla schiena, tanto per cambiare. Confermiamo tutto. Partire. Ok, ragazzi, siamo pronti. Allora, direi che mettiamo il naso fuori, vedo che cammina abbastanza bene, quindi che succede? Un lavoro magnifico. Hai Ah, ricordato le bene stazioni dalla nostra parte. I prepper sono connessi e la rete chirale è in ottima forma. Intendiamo usare un centro regionale come stazione secondaria. Ma ci penseremo più avanti. Ora abbiamo un incarico prioritario: rimediare a un guaio. Dovresti recuperare uno dei server di sistema di Lake Knot City. L'avevano mandato a riparare i muli, l'hanno rubato in viaggio di ritorno. Il server contiene dati di convalida per un nostro nuovo sistema di consegne. E quindi? Userà la rete chirale per automatizzare le consegne. Ma io voglio i Per noi camion! è inestimabile. I muli lo userebbero come fermaporta. Ma prima lo farebbero a pezzi per estrarre i cristalli chirali e i metalli rari. Muli! Se non interveniamo subito, perderemo quei dati. Quindi fila subito al sito di consegna dei muli, prendi il server e riportalo a Lake Knot City. Ci penso io a far partire l'ordine. I dettagli via email. Sì. Quindi ci arriva l'ordine. Ma non l'ho capita sta storia. Ci arriva l'ordine in automatico, far partire l'ordine. E quindi che ordine abbiamo? Ne abbiamo un altro? È disponibile un nuovo evento classificato. Evento disponibile, eh? Ordini classificati. Aspetta un attimo, ordini. Ok, conferma. Direi di sì, vediamo un po'. Recupera il server dei muli, di sistema dei muli, va bene. E dove dovrebbe essere?
qua, quindi dobbiamo andare qua sicuramente. Quindi attenzione un attimo, mettiamoci due segnalini. Noi siamo arrivati su di qui, quindi iniziamo a metterci il primo segnale da questa parte. Ciao Depo! Allora, ci è arrivato un ordine di andare dai muli a prendere server per rimettere in piedi tutto. Speriamo che serva per mettere in piedi i camion. Allora, ho appena messo un segnalino perché dovevo andare dai muli a prendere a schiaffoni. Lake Knox City e i muli dove è? Mi sto perdendo, ragazzi. Un attimo. No, i muli allora dovrebbero essere di qui. Manco per l'idea. Sono di qui. Ma perché si riposiziona? Se mi giro da una parte stai da quella, no? Su, se no siamo capaci tutti. Allora, giusto così. Direi di sì, server è lì, noi dobbiamo andare lì. Benissimo. Vediamo un po'. Abbiamo sempre l'ubriacone, come vedete. Il corriere più ubriaco di Amazon ce l'abbiamo noi. Non il corriere ubriaco, il corriere più ubriaco. Avete visto come cammina, dai. Scherzi a parte, chiaramente c'è un casino di roba sulle spalle. Allora, vediamo un attimino di andare da sta parte. E allora, sta roba qua che è? Raccogli, va bene. Raccogliamo erba sandalo, cioè una roba di classe l'erba del sandalo, ragazzi. Stasera facciamo la pasta con l'erba, col sandalo, una bontà. Col profumo di piede. Dai, la cavolata l'ho detta, andiamo avanti. Allora, punto A. Eh sì, sonniferi per l'anziano se le tengono loro. Allora, adesso che siamo carico smarrito medicine, lasciamolo lì. Qui c'è un fossato che non mi dice più, però vedo che lì c'è una scala. E quindi noi passiamo di qui. Oh, buono, non cadere. Sì, ci infiltriamo dei muli, non preoccuparti. Ci infiliamo nei muli, andiamo subito qua. Vediamo di cadere dentro in acqua con una certa classe. Porca miseria, scherzavo, di cadere in acqua. Porca miseria, guarda te. Una volta che deve andare avanti per affari suoi, mi prende per quello che dico, disgraziato. Allora, vediamo un attimino. Lì vedo un pezzettino di strada, che è sicuramente quella che abbiamo fatto noi. E la zona dove dobbiamo andare è di qui. Quindi adesso giriamo a destra. Qua c'è tutta sta roba qui. Oh, sì. Sembra strano. Tutto sto pezzo qua di strada da dove sbuca, boh. Scusate un attimo, fatemi curiosare sta strada qua, perché non mi sembra che è quella che ho fatto io, assolutamente no. O è quella che ho fatto io in passato sulla PS4 Pro, ma dovrebbe segnarla. Strano. Vabbè, vedremo. Allora, lì davanti vedo un campeggio muli. Andiamo là, va. Abbiamo trovato pure il... Ah sì? Caspita, mi dispiace, Depo. Prova a chiudere e riaprire, Depo. Ma lì c'è un camion che va nell'acqua. Aspetta, aspetta. Hanno il camion che va nell'acqua. In quanti sono su? Ah, volete prendere i soliti due belli sbaffettoni sul muso? Venite giù, dai, su. Ah, ecco, non si sono fatti pregare in tre? 3 contro 1? Ma per piacere, va, vedo che è campione del lancio della freccia. Questo qui cosa fa? Mi dà le bastonate nelle gambe. Oh, le bastonate nelle gambe dal tuo nonno. Partiamo da qua, va. Uno, via, fiore di bal. Oh, lei, chi è il secondo? Ah, eravate in quattro, non avevo capito, scusate. 2, 3 dietro di me, 4, 5, ce ne ho. Pugni e calci per tutti. Ah,
Svegliati però, anche te, Sam. Sam l'ubriacone, ecco, fai il tuo lavoro. Un pugno destro, uno sinistra. Ecco qua. E adesso, giustamente, il camion scappa. Ce n'è ancora uno sul camion, allora. Il camion a me però serve. Cosa fa? Dove vai? Dove vai che mi serve il camion? Dove vai? Vieni qui. Se ne approfitta perché è sul camion. Adesso arrivo un attimino. No, scappa con il camion. Porca miseria. Fammi salire sul camion. Veloce, fammi salire sul camion. Porca vacca, muoviti. Quindi arrivo giù uno piedi. Ah, vieni giù col bastone. E io prendo il calcione. Che è? Olè. Abbiamo finito? Guarda come scappa. Porca miseria. Si sono recuperati il camion della partita scorsa, che li avevo ammazzato tutti. Cerca di non investirmi perché vedi che fai una brutta fine, eh? Io ti avviso. Guarda come scappa. Ma porca miseria. Allora, il camion me lo dai? Ma porca miseria, ladra, ma ho perso tutto. Riprendiamo tutto il volo, veloce come il vento. Su, prendi sulla tua roba e pianti un bel legnone a questo qui, così almeno. Ma oh, dai, cacchi da dietro, guarda te, alzati, su, vieni qui, te, ecco qui un bel cazzottone e l'abbiamo finita la storia. Allora, qui ci sono ancora i miei pezzi? No. Però là vedo che ci dà il segnale per il server. Ah, ne è arrivato un altro. Numero uno con lo spadone. Me lo adesso in mano a me quella spadone lì, poi ne riparliamo. Ah, guarda lì che lancio. Che lancio veloce con lancia elettrica. Cazzarola, che botta. Mulì, avete rotto le scatole, eh? Io ve lo dico bello chiaro. Siete in troppi, mi sono stufato. Cos'è una muliera? Dai, su, gli stivali ve li tenete voi perché nessuno li vuole stivali dei muli. Ci manca. Grazie Depo. C'ha ragione il Depo, ragazzi. Potete scrivere liberamente, mi raccomando, e iscrivetevi al canale, che è l'unica cosa che chiediamo. Allora, percorsi contrassegnati dei muli per i corrieri. Lì c'è il camion che è veramente utile. Andiamo a vedere qua. Spray riparatore per le casse. Apriamo qua l'armadietto magico. Dai, apri, bravo. Allora, server di sistema. Eccolo qua, questo è quello che volevamo. Porta sulla schiena. Conferma, riusciamo ancora a camminare? Dai che siamo l'ubriacone, quasi quasi ce la fa. Ma vedo lì una bellissima cosa disponibile, me l'hanno anche parcheggiato. Queste sono gentilezze, va detto. Mettere il carico a mano su un veicolo? Direi di sì. Allora, un minutino, sacca di sangue. I campioni di cibo sull'autocarro, il server sull'autocarro, poi un bel conferma qua sotto e direi che adesso saliamo. Benissimo, voilà. Come si fa ad avere i camion? Rubandoli. Olè. Sì, finita la solfa. Allora, vediamo un po'. Facciamo un bel lavoro. Di là c'era la strada, né? Dov'è che era? Aspettate un attimo, era lì davanti. E direi, guarda, a parte che non so nemmeno se si può. No, non si può. Allora, vediamo un attimino la strada, eh? Perché lì c'era la strada, che è questa. Ma scusate un attimo, noi dove dobbiamo andare? Qua? Siamo qua, beh, sentite, andiamo avanti un po'. Ciao Tecno! Hai perso la bolas? Ah sì?
Dici che ho perso e dove lo vedo? Aspettate un attimo perché qua mi sto perdendo qualche pezzo. Allora, carico. No, ce l'ho, guarda. Spara bola, sei questa qua che intendevi? La vedi a sinistra e a destra? Ce l'abbiamo. A terra. Ma no, è qua. Tecno. Allora, ammesso che non ho visto qualcos'altro. Spara bola, sei in blu. Carico. Guarda. È lì. No, ma lui è avanti nell'aria, la perderai dopo? Ah, beh, sì, speriamo di no. No, adesso a parte tutto, io ho visto che ce l'ho. Torno un secondo dove eri prima con i tizi, ok. Allora, c'è una CCP che è una stampante, ce n'è. Ah, qua spara bolas. Livello 1. Ah, sì, hai ragione, ma come mai? E allora ne avevamo due. Allora ne avevamo due. Comunque complimenti per il colpo d'occhio, eh. Allora, risaliamo sul camion. No, lo so, anch'io li guardo, però in tutto il casino avevo visto che ce l'avevo ancora, non sono stato lì a... Sali, utilizza il veicolo. Mettiamo la prima. Allora. Direi di prendere, ecco, a destra, che è un filino di spazio in più prima di andarci a castrare in mezzo, eh. Detto che il camion ce l'abbiamo. Allora, il turbo è L3. Vai di turbo, va che roba! Oh, mamma, mamma! Mai più usare il turbo! Bravo, complimenti, sempre sul pezzo. Avete detto che usare il turbo ancora un po' ci ammazziamo, eh? Direi di fare un lavoro, però già che siamo qua, andiamo a fare benzina, va. Qua dentro, prima di partire. Su, caricami tutto il camion. Facciamo il pieno, va, che non costa niente qui. Si è caricato? Direi di sì. Ok, benzina fatta, che poi la corrente, ragazzi. Allora, c'è pieno di sti sassi qui che non, è impossibile passarci sopra, ho già capito. Quindi c'è da fare un po' di slalom, accontentiamoci. Mamma mia, c'era la strada così bella e libera dall'altra parte, guarda te. Mi tocca passare qua in mezzo. Allora. Mamma mia, qui c'è l'acqua. Riusciremo a passare dall'altra parte? Turbo! Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Beh, comunque, l'importante è che non vada fuori. Dai, su, esci da qua. Ma perché io dico? Ma guarda te, io lo sapevo, guarda, me la sentivo. Turbo! Ma rigirare il volante no? Su, facciamo un po' di retro, eh? Si sta ancora perso dall'anziano. E non ho capito cosa vuoi dire, cosa? Allora, qua io ci sono passato 1000 volte quando ho giocato su PS4 Pro e ci torneremo 1000 volte, quindi adesso se andiamo avanti, se non mi ricordo male, poi c'è da andare leggermente a sinistra e ci infiliamo sullo stradone. Oh mamma che incartata! Eccola lì la strada! Molto bene! Saliamo sulla strada elettrificata! Voilà! Ma che magia! Spettacolo! Eh sì, per forza, ma rimane tutto sul server, Tecno! Sai che Kojima fa sempre le cose molto precise. Guarda qui che autostradina da spettacolo, andiamo di turbo, no? Vediamo un po' se riusciamo a ammazzarci anche sulla strada, non c'è più il turbo. Ah, ok. Lì, la strada cerchiamo di tenerla, siamo l'ubriacone.
Pensa te, guarda, non riesce ad andare dritto. Non va dritto. Se metto turbo. E comunque tanta roba avere il camion, eh? Intanto possiamo caricare una valanga di roba in più. Riusciremo a prendere il telepasso senza ammazzarci. Oh mamma! Infilato! Infilato telepass. Giù a sinistra. Può darsi. Allora, fermo un attimo, siamo arrivati giusti? No, non ho capito. Mi sa che qui non posso parcheggiarlo perché non è dei nostri questo camion qui. Fa niente, fa niente. L'importante è averlo. Allora, premi per salutare qualcuno. Ma chi se ne frega? Toh, salutato, siamo a posto. Saluto due volte. Dobbiamo salutare tre volte? Ecco, a posto? Allora, apri il menu di carico. Prendiamo il server, mettiamolo sulla schiena. I campioni di cibo, mettiamoli sulla schiena. Tanto dobbiamo andare fin lì. Probabilmente, non essendo il nostro camion, l'abbiamo rubato ai muli, non lo vede, non lo so. Presumo sia per quello. Perché lì, su questa piattaforma qua, si può, va giù anche in garage. Probabilmente, non essendo un camion della Bridge, non ci posso fare niente. Consegna carico richiesto. 1, ok. 2, ok. Conferma. Sì, adesso poi andiamo giù. Andiamo giù nella stanza e mettiamo a posto quel bimbo. 2 consegne, ok, vediamo un po'. Mancherebbe. Bene, 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 bene. No, no, sta male il bimbo. Adesso poi andiamo giù e lo mettiamo a posto dopo. Fantastico, il grande peso ce l'ha fatta di nuovo. Il server è in condizioni perfette. È un sollievo sapere che i nostri dati sono al sicuro. Grazie di cuore. Ok, molto bene. Quindi cosa succede, mo? Adesso che c'è il server cosa ci darà? Ci darà i mezzi, tutti i mezzi? Sam, Una moto! la lista di provviste che puoi fabbricare. Lake Knot City ce ne ha fornito il progetto come E te che ringraziamento. non hai ragione. Due ruote anteriori, una posteriore, alimentata a batteria. Abbiamo la moto! Dotata di una batteria che si ricarica quando non viene usata. Non facile da guidare su terreni cosparsi di ostacoli. Ideale per lunghi tratti in piano, bla bla bla. Stiamo cercando di farti ottenere anche un altro veicolo. Ti terremo informato. Benissimo, intanto abbiamo adesso il camion rubato, la moto, tanta roba. Finalmente un gran passo avanti. Quindi, questa qui sono le nostre consegne. Consegne effettuate, ok. Va bene tutto. 3 km fatti, vabbè, questo è un influente. Benissimo, la moto. Nuova intervista, poi la guarderò io. Parte della larghezza di banda, ok, aumentato di 200, incrementa la quantità di materiali che si può utilizzare Lake Knox City. Benissimo, così abbiamo più pezzi. Adesso poi voglio segnarmi esattamente cosa serve per le strade per non fare confusione, perché a volte sbaglio. È una cavolata, lo so, ma allora. E poi dobbiamo iniziare a costruire le funivie, le teleferiche per portare le cose sulle montagne della Svezia. Adesso vedrete che iniziamo sicuramente a fare. Con questo server qua probabilmente ci avrà ampliato le cose, si spera. Questi dati possiamo finalmente portare avanti il nostro nuovo sistema di consegna automatica. Dirò ai ragazzi di iniziare con il test dei robot. Ora dovrei portarlo al centro logistico a sud di Lake Knot City. Controlla il terminale delle consegne se sei pronto. I prepper avevano da ridire sulla Jaina. Sicuro che ci possiamo fidare di lei? Quella faccenda con Enzo, pensavo di averti detto che lei Non lo sarebbe so, Tecno, stata volevo solo sempre segnarmi i vicina. pezzi Il vicino giusti, dice tanto ci metto un attimo a prenderlo appunto. Quando ci passiamo davanti. Chiedilo pure a lei e poi fatti un'idea. Che ci piaccia o no, lei ci serve.
Sam, sono Fragile. Ho sentito che hai aggiunto tre prepper alla rete e hai consegnato loro tutto ciò che gli serviva. Ben fatto. Ci mancherebbe. Già che ci siamo, non è che ti andrebbe di spiegarmi che cosa succede tra te e Higgs? Hai sentito qualche storia, eh? Va bene, te lo dirò, faccia a faccia. Incontriamoci al centro logistico a sud di Lake Knot. Tanto sei diretto lì, no? Ma fortuna, arrivarci. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Allora, va bene tutto, qui ci sono tutti i mi piace degli altri vedete, degli altri giocatori in multiplayer, quello che vi spiegavo ieri, questo nuovo multiplayer che ha introdotto Kojima, che ci stanno ringraziando per il pezzo di strada che abbiamo costruito, eh? Se vedete questi mi piace. Però adesso andiamo a mettere a posto il bambino, prima di tutto, quindi spostiamo il camion di qui, perché non è che ho fatto un bel lavoro. Sarà o no? Allora, su. Tiriamo indietro il camion perché pensavo che lo mettessi giù in garage, invece niente da fare, fa niente. Indietro, indietro, ok, scendi. Perché non essendo probabilmente un camion dei nostri, non c'è niente da fare. Entra in una stanza privata. E come faccio? Ah, così, ok. Perché normalmente andavamo là nel... Così, facciamo la doccia, creiamo le cose da tirare alle CA che vengono generate mentre facciamo la doccia, mettiamo a posto il bambino, sbevazziamo, guardate com'è sporco, mamma mia. Qua è la battaglia di ieri sera contro quella malefica schifosa qui, bestiaccia nera. Allora, benissimo, in piedi. Prima cosa, andiamo a fare un bel doccione, così recuperiamo anche una carica da lanciare contro le CA. E devo, ci tiriamo via un po' di quel nero che aveva addosso. Ci sono le manate che vedete per terra e anche addosso, va. Vedete, viene raccolto tutto qui, perché che non lo sa, andate a vedere le puntate dietro, e generiamo queste, le granate, vedete? Le generiamo così, facendo la doccia. Allora, poi, beviamo un paio di cose qua, che così... No, ho sbagliato, eh? Ho sbagliato, porca miseria. Fa niente, fa niente. Va bene lo stesso. Intanto, guardate, si è comunque... pulito, ringalluzzito, vediamo un po' il bambino. Il bimbo sta bene, avete visto, così siamo a posto. Vediamo un attimino se abbiamo le cose per le CA, carico. Allora, granata c'è, e va bene. Direi che potremmo prendere sul camion un po' di metalli da iniziare a buttare dentro la nella stampante, così ampliamo la strada, perché più strada abbiamo prima possiamo andare. Allora, intanto prendiamo l'ordine per andare dove ci hanno detto. Allora, certo. Molti dei clienti richiedono te, ci sono ordini che devi accettare dal momento che sono cruciali per l'espansione della rete virale, mentre ce ne sono altri che puoi rifiutare. Allora, gli ordini. Ma va da sé che è interesse di tutti che tu faccia sempre quelli con, per quanto possibile. E più incarichi, più ricompense. Allora, però parlava di ordini con quel simbolo lì di fianco. Consegna del prototipo dei robot al centro logistico. Dunque, che eccolo qua. Allora, questo qua, dobbiamo andare a sud, diceva. Quindi, questo qui è l'ordine. Accetta ordine. Questi corrieri robot autonomi si rivelassero affidabili. Allora, poi con i corrieri, ragazzi, possiamo fare anche le consegne da loro. Attenzione. Praticamente sono dei robot. Allora, la tre ruote. Non ho capito. Ce ne sono due tipi? Va bene, facciamo questa. Conferma.
Va bene. Perché due Danimarca con la... No, non si legge. Aspetta che devo... Un attimo, ragazzi, che leggo il messaggio sulla chat sul cellulare perché non leggo e me la taglia. Allora, perché due Danimarca con la XL rossa? Che vuol dire? Telemarca. Perché due telemarca con la freccia rossa. Ma cosa? Allora, un attimino. Aspettate un attimo. Tipo di corriere, porta sulla schiena, carica sul autocarro. Ma l'autocarro o la moto allora? Scusate un attimo, ne prendiamo la moto. Mettiamolo sulla schiena un attimo, va. Anche se mappa, sì, un attimo solo che ci arrivo. Tecno, fammi prendere sull'ordine. Un attimo solo che carichiamo questo e magari tiriamo fuori la moto. E poi ti guardo tutto quello che vuoi. Eccola qua, benissimo. Allora, saliamo sulla moto e guardiamo la mappa. Allora, se no. Mi stavo già imbarcando. Allora, ti segna rosso qua sotto. Aspettate un po'. Non lo so cosa sono queste robe qui. Allora, salto fragile. Ah, perché con l'ombrello puoi fare i salti veloci. Tipo tutti gli altri giochi che abbiamo giocato, anche io e te, o anche il Depo, sapete che c'è il trasferimento veloce, sono segnati ancora in rosso perché non siamo ancora andati. Allora, volevo prendere su delle altre cose, però non lo so, direi che andiamo sud, dai, e poi ci pensiamo. Si parte con la moto svolazzanti. Ma che me frega? Ah, si possono fare le foto mentre vai, ok. Certo che con la moto fermo. Ok, mi fermo. Il BB sembra felice, Depo. Dimmi tutto. Te che non ho detto fermo, qui si collabora, ragazzi. Quindi è il bello delle live. Cariche di metalli e ceramiche. Ma è quello che pensavo anch'io. Lo facciamo subito, va bene, va bene, va bene. Andiamo indietro, avevamo avuto la stessa idea. Allora, eseguo, eseguo, eseguo. Guardate che roba! Spettacolo! Devo scriverci dietro VR46? Sì, però adesso andiamo avanti. Ah, che sgumamento! Giù, giù, giù. Adesso prendiamo una botta con le casse sul soffitto. Sì, però adesso anche contro il camion no, eh. Va là, sì. Corretto, corretto, sono perfettamente d'accordo. Se non mi inciampano, mi ammazzo con tutte queste casse qua in testa. Allora, ottieni materiali. Allora, i metalli, 800 ne servivano, mi ricordo. Uno. E poi, ma il problema è che poi non mi ricordo più. Gli altri pezzi, iniziamo con i metalli? Ditemi voi se ti ricordi, visto che tu sai tutto. Ah, Tecno, il nostro Tecno, pietra miliare, sempre lo dico. Ecco, è arrivato il Depo. Poi vediamo se gli rispondo da qui. Intanto che Tecno. Ceramiche, ok, le ceramiche 640 o quante erano? Ma erano tre le cose, eh? Allora,
Ma poi non escono i miei commenti, eh? Non ho capito. Ah, ok, è scritto adesso, eccolo lì. Prendi tutto quello che puoi. Allora, sulla schiena siamo rovinati, perché già non sto più in piedi. E la ceramica va bene, era 600-640, ma poi cosa serviva? Il metallo 800 mi ricordo. I cristalli, allora dovremmo essere a posto. I cristalli li ho, perché ho i miei. Allora, vediamo un po' se ci ricarica sulla moto direttamente. Ok. Porta in mano, carica su autocarro. Ma l'autocarro, ma la moto no? Che stufa. Porta in mano, va bene. Oh mamma, guardate come siamo messi. No, per fare la strada sono tutti uguali, eh. Aspettate un attimo. Dai, conferma. Hulk ci fa un baffo. Sì, però volevo andare con la moto che andiamo giù prima, eh. Volete vedere come si fa a guidare la moto così? Ma allora, ragazzino, se non sei capace di andare su, cosa fa? Li lasciate giù? Oh, ma io non ho capito. Uno e uno due, prendere il volo, anche l'altro. Pensa a te, che faticato, va. No, non ce la fa, ragazzi. Non ce la fa. Quindi andiamo di camion per forza. Allora, aspettate un attimo, però per metterli sul camion, ma fuma adesso a metterle sul camion sta roba qua, forse uno per volta. No, non ce la fa, ragazzi. Allora, aspettate un attimo, facciamo una roba, andiamo a mettere sta roba qua sul camion. Allora, la ceramica la picchiamo sul camion. Le resine le mettiamo sul camion. La granata e queste robe ce le teniamo noi, perché sennò. Prototipo del robot lo mettiamo sul camion. La sparabolle, queste cacacce le teniamo noi. Gli stivali pure, che tanto non pesano niente. Non ho letto il pezzo prima, comunque immagino che sia quello che sto facendo. Guardate come va via veloce, tac, sulla schiena. Allora, oila, calma. Sì, non ce lo non capisco. Allora, là non, ma dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Ma te pensa. Allora, aspettate un attimo, vai giù dal camion, dai, su, farmi tribulare. Apri il menu di carico. Lo scheletro, granata, metalli, eccoli qua, carica sull'autocarro. Ok, mo andiamo a prendere l'altro. Caspita, avevamo lì la moto bella fresca e nuova. Ma poi perché li pianta per terra? Mettilo sulla schiena in silenzio e non rompere le scatole. Apri il coso del carro, su. Senti, lasciamo stare i cartelli, eh. Ecco, allora. Prototipo, due leclan. Ceramica. Autocarro. Carica, conferma. Sì, sono d'accordo, te che no. Era solo che con la moto andavamo via più veloci. Però le strade, ve l'ho sempre detto anch'io nelle puntate indietro, che sono importanti, perché più strade abbiamo e più andare a fare missioni, tornare, dovremo andare a conquistare territori di tutto e di più, chiaramente è più veloce. Chiaro, il camion va più piano, eh? Poi non si impenna. Allora, passiamo sotto l'autovelox di Death Stranding, Telepass. Grazie per il buon viaggio. Questa è la massima velocità.
Non capisco però perché. Oh, eccolo qua il turbo. Turbo, turbo, ragazzi! Questo è il nostro pezzo che abbiamo costruito. Abbiamo già avuto 100 like da ieri, avete visto? Spettacolo! Adesso andiamo in giù. Questo è già fatto. Andiamo avanti e adesso poi dopo troveremo un'altra di queste stampantine qui per costruire un altro pezzo di strada. Questi pezzi di asfalto. Ah, sì, ok, allora rallento, va. No, ma troveremo una cosa per caricare, eh. No, ma la strada, se la lascio sulla strada dovrebbe ricaricarsi. È la strada dentro la cosa. Oh, ma c'è tutta la strada fatta, ragazzi. Allora questa sarà quella che ho costruito io. Ma mi sembra strano, perché io l'avevo costruito sulla PS4 Pro. Tutta la strada, avevo fatto un lavoro della Madonna che avevo lasciato per tutti, ma. Caspita, abbiamo tutta la strada fatta. Chi è che l'ha fatta sta strada? Scusate un attimo, perché la strada l'avevo fatta io. Ma non solo il director cut, su. Boh, non lo so. Hai visto, Debo? Andiamo via la grande, metti il turbo! Ma no, sicuramente, però Tecno, tieni conto di una cosa, che a me non ha recuperato il mio salvataggio, eh. Perché io sto giocando. Questa è la director cut di versione. No, sto parlando di un'altra cosa, Tecno. Io questo gioco qua l'ho finito per PS4 Pro 2 anni e mezzo fa, quando è uscito. E al 100%. E questa però che stiamo giocando adesso su PS5 è la Director Cut, che ha tante aggiunte, mezze in più, missioni in più, e non mi ha preso il mio salvataggio. Quindi probabilmente sono cose che hanno fatto le altre persone, come io le avevo fatte di là, immagino. Chissà se qualcuno mi vede. Comunque ieri non c'erano, eh. Probabilmente allora con il server che abbiamo connesso ci ha tirato fuori le strade. Ok, ok. Pensavo che non avevi visto le puntate precedenti e non lo sapevi, per quello che te l'ho detto. Allora, fatemi vedere una roba, né? Dove stiamo andando? Perché noi dobbiamo andare lì. Ok. Quindi quando finisce la strada. Eccola qua, la strada finisce qui. Allora andiamo a costruire quella dopo là. Oh, frena! No, ma la facciamo qua, eh. Tecno, vedi che là in fondo, dritto, c'è un altro pezzo di strada da fare. Qua c'è il pezzo di strada. Questo qua. Allora, piantiamo il camion qui. Allora, voilà. Oh, la Madonna, ma quanta roba serve? E probabilmente perché se, là all'inizio serviva meno, adesso serve molto di più. Perché non mi ha aperto il menu? Io ricostruisci strade, va bene. I cristalli, io ne ho una paccata. 112, perfetto. Conferma. Vedete quello che vi spiego sempre, raccogliete sempre i cristalli mentre siete in giro, perché è vero che potete raccoglierli anche dopo, ma adesso saremmo dovuti andarli a prendere. Quindi man mano che li trovate in giro, usateli. Vedi che sono molti di più, come ti dicevo, mica sono tutti uguali. No, non è che sono tutti uguali. Il primo era così, poi gli altri giocatori hanno costruito tutti i pezzi di strada che abbiamo utilizzato adesso. Più vai avanti, più pezzi ci vogliono, si aumenta il livello. Abbiamo sfruttato però il lavoro degli altri, perché se così non fosse stato come è stato quando giocavo io, me la sono fatta tutta. L'unica roba che però adesso scusate un attimo, cosa vuole? È vero che devo andare a prendere altra roba, non la vedo. Allora, metalli. Ah, però ci sono delle cose che secondo me che ha messo qualcun altro. Va bene, metalli e ceramica, vabbè. Allora prendiamoli dal nostro camioncino. Qua cosa c'è? Ho visto bene.
Esatto, cristallo, mettiamolo in tasca. Guardate com'è leggiadro, eh? Allora, metalli sulla schiena, la ceramica sulla schiena, eh? Vediamo se ce la facciamo. Se non muore. Esatto, Tecno. Vogliamo vedere se c'è un ubriacone, ce la fa ad arrivare fin lì? La vedo molto male. Aia. Secondo me da come cammina deve andare in bagno, eh? Dai, scherziamo ragazzi, ha su un casino di roba sulla schiena. Forza, vai. Voglio vederlo fare gli scalini. Ce la facciamo girare? Oh mamma, mamma! Gli scappa, guardate! Ricostruisci strade, metalli, aggiungi materiali, ceramica, aggiungi materiali, finish, dovrebbe partire la costruzione. Ha aggiunto due materiali per... vabbè, chi se ne frega tanto, ragazzi. Voilà, bel pezzettone di strada fatto. Quindi vedete ragazzi, ci sono tante cose da fare nel gioco. Per chi ci sta seguendo, intanto ciao che si è appena collegato, potete scrivere liberamente nella chat, dar consigli, registratevi al canale se vi piace Death Stranding e scrivete se volete dar consigli, se conoscete il gioco, se volete sapere qualcosa sul gioco, siamo qua apposta. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo fatto questo pezzetto e poi da qua non c'è più niente, chiaramente. Allora, quindi, lì, quella lì dovrebbe essere una base, quella lì, se non mi ricordo male. Adesso man mano che vedo le cose mi viene in mente, ragazzi. Sali sul mezzo, andiamo avanti. No, ci sono delle piccole basi che puoi costruire nel mondo, dove poi hai una camera sotto, tipo la stanza dove siamo andati prima. Si possono fare delle piccole basi, sostanza dei rifugi. Diamogli un nome, rifugi, dai, non è proprio il termine giusto. Oh madonna, ma qui finisce tutto. Oh mamma, questo è un trabocchetto, eh. È un trabocchetto questo. Quindi mi sa tanto che il camion, fermo un attimo. Non è che abbiamo troppe chance, eh? Perché qui c'è la montagna, lì c'è, lì sprofonda. Direi che dobbiamo scendere, ragazzi. I buoni vecchi piedi, perché qui che avevamo la moto, facevo un po' di... e andavamo. Comunque, fa niente, siamo arrivati fin qui in fondo, dai. Se fossimo venuti a piedi ve lo racconto. Allora, selezione multipla, non perdiamo tempo in cavolate e mettiamoli sulla schiena, vediamo un po', conferma, prendi a tutta velocità e vola, no, ma va, ma c'è, rischiamo di perdere il camion, poi c'è da tornare su piedi, eh. Non è che eravamo vicini, se avete visto. Vediamo se abbiamo tutto piuttosto, ragazzi, prima di andare via così a cavolo. Allora, direi di sì, no. Numero di oggetti consegna, da consegnare. Prendi le ceramiche che hai e comincia a spendere per il prossimo pezzo di strada. Ehi, ma aspetta, perché vedi che numero di oggetti da consegnare, 3. Vediamo sta roba qua, né? Perché c'è qualcosa che non mi quadra. Allora, ah, prototipo, infatti, perché non l'ha preso? Ho capito. E dispone automaticamente il carico. Ok. Siamo a posto. Ma l'ha rimessa su? Scusate, c'è qualcosa che non quadra. Infatti, l'ha rimessa su sto deficiente. Allora,
Tiriamo giù i pezzi. Prototipo. Porto sulla schiena. Prototipo. Porto sulla schiena. Poi. Forse così? No, no, lo so, ho capito Tecno. Infatti il problema era proprio quello, che erano sul camion. Non me li dava. No. Sono ancora sul camion? No, scusa, mi sta per rompere il culo allora. Prendi del ceramico, ok. Ordini? No, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Consegna del prototipo robot, proviamo a cliccarci su. Numero di oggetti. Il robot al centro logistico. Consegna del prototipo del robot. Va bene? Ne hai due. O uno non l'hai preso, infatti, ma è proprio quello il problema. Che sto, concordo, Tecno, però non capisco perché non ci dà. Scusate un attimo. Allora, autocarro vuoto. È vuoto l'autocarro, ragazzi. Guardate qua, vedete? Perché eri troppo andata via la chat. Fammi leggere, scusate. Perché eri troppo carico o non lo hai preso? Però adesso vedi, Tecno, che il camion è vuoto. Non hai preso alla base. Ma no, abbiamo preso tutto. Torniamo alla base? Non so, ditemi voi. Esatto, perché ha detto che ci sono tre pezzi da consegnare. Torniamo indietro. Allora, prototipo, ne manca uno. Dov'è che è finito? C'era? Un prototipo è lì. Sono tre, ragazzi, guardate. Uno è lì, ci sono su adesso. Due e tre. Fai così cosa? Tecno. Non so, sono tre. E cosa facciamo? Torniamo alla base? Tanto col camion non è che ci vuole tanto, Ditemi voi. Aspettate un attimo che mi è venuta un'idea malsana. Facciamo un test un attimo. Aspettate lì, buoni buoni. Vediamo un po', La mia malsana idea. Parla. Ciao. No, di più, che vediamo se ti si sente lì nel gioco. Parla. Prova, 1, 2, 3. Avete sentito? Allora, ascolta un attimo. Non ha la voce. Questo è il peggio di Sam Porter. Quello ce la faceva addosso. Come mai la prima te la marca diversa dalle altre due? Domanda numero uno. Vedi che c'è un simbolo blu davanti. Aspettane. Allora. A parte che possiamo fare in tre, vero? Sì, aspetta un attimo. Aspetta. Vediamo un po'. Ragazzi, per qui facciamo delle cose stasera. Vediamo se... Ci sei? Bene, siamo a posto, Occhio a parlare perché mi sentono tutti. Allora,
Aspetta che c'ho il volume basso qua. Allora ragazzi, è giusto, ti marca la stellina, quindi in teoria dovresti essere a posto. Vai, scarichi e buonanotte al secchio. Andiamo giù così? Sì, più che altro io prendevo anche le ceramiche per almeno scaricarle dall'altra parte, così almeno. Sì, solo che vedo che cammina un po' male, non dovremmo essere molto lontani. Qualcuno di voi due, lì ti sentirò un secondo, magari Depo, dimmi, prova a parlare Ronnie, sentite se si sente bene in live, Poi ditemi, uno di due parla, l'altro ascolta. Aspetta, perché io ho voi bassi. Bassi? No, dai. Io adesso ho sentito che parlavo nella live. Oh mamma, mi sono entrato dentro. Occhio. In un masso. Ah, così va bene, così va bene. Così vi sento bene. Ok, così ci sentono tutti. Tengo il joystick vicino così. Occhio che cadi. Allora, andiamo giù, vediamo un po'. Qui facciamo le live con la chat sotto dal vivo. Allora, allora scaricare per la strada le ceramiche, così ti alleggerisci un attimo. Vai alla continuazione della strada, così scarichi le ceramiche e ti alleggerisci un attimo. Ma la continuazione della strada è la sospesa, guarda. Adesso vedo, no, un secondo, la vedi? Sospesa. Sei d'accordo con me che ci sarà una base dall'altra parte dove continuarla? Sì, ma chissà dov'è. Dobbiamo trovarla, ce la teniamo sul groppone, tanto sarà qua avanti, adesso appena arriviamo in un punto dove non c'è più salto, sarà di là la base, la stampante. Però se stai fuori nel prato, cioè io dalla strada quando vedi che... Sto andando davanti, l'idea è quella, aspetta, allora la strada è qua. Lì avanti, vedi quella specie di cosa lì rotonda da parte della roccia? Dove? A sinistra o a destra? Sinistra. Qui c'è il ruscello, aspettate che vi sincronizza. Occhio che li cadi di sotto però. No, lo so, non vado giù. Vediamo se c'è... Vedi dall'altra parte in fondo, vedi tipo una bandierina se ci fai caso. No, aspetta, perché sono adesso. Aspetta che ti sincronizzo la live un attimo. Dunque, noi dobbiamo andare qua sotto. Sì. Devi attraversare il fiumiciattolo. Attraversa il fiumiciattolo dalla parte dove puoi, però non lì. Sì, certo. Andiamo a vedere. Allora. Debo dicevi? Sì, è dall'altra parte. Lo vedo io dov'è. Ah, l'ho visto adesso. Ok. Cioè, dove dico la specie? Sì. Che occhio, sono cecchino io. Allora. Eccolo là. E come passi di là? No, sono già passato, tipo, non hai ancora visto. Dove state vedendo? Lo vedo io che sei dall'altra parte del fiume adesso. Ok, il dopo dove è rimasto? Ah, sì, sono... Sei ancora che sono sul camion? Sono sul camion, no. Sono già sceso, devi ancora vedere quando mi scappava ad andare in bagno. Oggi perdo un po'. Fa niente, dai. Questo intendo, poi mi lamenterei col tuo provider della connessione che... Allora, ricostruisci le strade. Vabbè, no. Ceramica. In live, va. Cristalli chirali. Sto mettendo giù la ceramica e i cristalli. Ok. Cose di base. E poi? Questo è un consiglio, fatti una bella foto così sai quanta cosa di cosa ti manca, così è un'idea chiara. Aspetta, sì, infatti un attimo, perché se devo... State lì perché non posso far tutto, sono distante dal televisore. Tranquillo. Allora, mancano i metalli 1760. I metalli, mi sentite ancora? Sì. Ok, perché ho messo la WhatsApp sotto, non sapevo se andava lo stesso. Allora, comunque mancano, se vedete adesso, vi siete sincronizzati sulla stampante? Tutti e due? Sì. Allora, i cristalli li abbiamo messi tutti. I metalli, c'è da prendere un bordello di metalli e un bordello di ceramica, quindi vabbè. Esatto. L'abbiamo depositata e lo faremo. Amo e pace.
tutte le volte che devi andare giù ti carichi di metalli di ceramica, così. No, sono d'accordo, ma è quello che ho sempre fatto. Se riuscissimo a mettere sulla moto, adesso perché venivano da portare i robot. Quanti ne servivano? 600, 800? Guarda lì, lo vedi adesso, 1760. Tutto quello che puoi prendi, porta via tutto dalla base. 1760. Ma magari già adesso quando andiamo sud, che arriviamo, possiamo prendere, lì c'è una base, che andiamo con le gare. Sì, però adesso siamo a piedi. Io lo so. Comincia a scaricare queste due. No, ma guarda che lì c'è una base enorme, cioè questa qui è enorme, Adesso ho scaricato tutto. Sì, sì, no, dico, andiamo giù a fare la missione della consegna, scarichiamo la roba, così ci alleggeriamo un attimo. Ma poi secondo me in questa base qui, cioè quella lì davanti sicuramente, mi ricordo c'è dentro un ben di Dio, perché è grossa, eh? È tipo quella che c'è a nord. Sì, ma a piedi non è che possiamo portare il mondo, come sei meglio di me. No, lo so, però magari troviamo lì i camion o magari c'è la stampante anche lì che ci fa un pezzo per tornare indietro qua. Carico smarrito, no, lasciamolo lì. Più che altro, aia, qui c'è, però c'è troppa acqua, perché il rosso vuol dire perdere il carico e è quasi affogare. Carico smarrito. No, non è il nostro, è di un altro giocatore, però abbiamo troppa roba sulle spalle, lasciamolo lì. Quando saremo liberi prendiamo anche quelle cose lì. Adesso direi di no, andiamo via dritti, non sei un lubricone. Allora ragazzi, come dico sempre, per chi guarda le puntate in differita, registratevi al canale, mi raccomando. Allora, vediamo, eccola lì. Dai, vedete come cambia tutto poi, riuscire a fare le cose con i mezzi, in un attimo ci si sposta. Si vanno a fare missioni dove ci sono altre cose da fare. Sì, però mi sembra strano che questo qua mi sa che non è la nostra base, scusate un attimo. Infatti non è la nostra base, o sì? Sì, è questa. Sud, no, ok, non lo leggevo più. Sì, sì, è lei. Perché ce n'è un'altra più giù. Che c'era, mi ricordo quando avevo giocato, che è in mezzo a una campagna, sembra una fattoria. Non è questa qua, allora. Mi ricordo. È grossa. Sì, sì, questa è grossa. Questa è come quella che c'è a nord, Da dove siamo partiti, su nord, insomma. Quella da dove arriviamo adesso. Perché quella a nord era quella vecchia, ancora. Comunque alla fine bisognava ricollegare il server, ci ha dato le strade e la moto, già grandi cose. Non le strade, la strada e le altre le hanno costruite gli altri nel mentre. Meno male, perché guarda che ti dico, il primo pezzo, 2 anni e mezzo fa me le sono fatte io. Il primo pezzo per dire, che bello, cominciamo a fare su un po' di strade. Ma c'è tutta la zona sud che non ci siamo neanche, non l'avete ancora vista, è enorme la mappa. Allora, consegna carico richiesto. Tieni conto che l'altra volta me le sono fatte io per tutti. Peccato che non mi ha preso il salvataggio. Cioè non è che non l'ha preso, è una versione diversa, che cazzo, non so cosa hanno cambiato. Hanno diviso i giochi. Hanno diviso i giochi. Se sentite sotto parlare altre persone, sono Tecno e il Depo. Ok, tutti questi. Allora. Comunque, come ti avevo già detto tempo fa, l'audio del gioco è relativamente basso. E solo che non mi sono ricordato di guardare come si fa ad alzarlo. Ho visto anch'io, ma non giusto. So. Te lo dico giusto per. Lo so, non mi sono ricordato. Hai ottenuto, vabbè, questo non ci interessa. Hai raggiunto livello 30. Ma è soddisfatto qualcun altro? Sì, gli altri giocatori. Livello consegno 20. Peso della consegna è aumentato, ottimo.
Beh, è già aumentato l'altra volta quando me, non so se tu avevi, no, tu mi sa che non l'avevi ancora guardato, avevo preso l'esoscheletro. Poi c'è il primo esoscheletro sulle gambe. Poi ce ne danno degli altri, più potenti. A parte che poi usando la moto cambio mai dove vuoi. Tranne qualche punto in montagna che c'è da andare su piedi, vabbè, lì sono cazzi, vedrete. E giù la parte con la neve, ci sono delle zone da andare su in cima. C'è anche da studiare un po' non il percorso. Non spaventare il bambino, eh. No. Nuovo collegamento, voilà! Stivali della Bridge livello 2. Questi non fanno puzzare i piedi, eh. Guardate quanta roba! L'aria connessa alla rete chirale, ora poi... Benissimo, benissimo. Ed ecco fatto. Inizierò a preparare il collaudo, tu aspetta che il Cucessi faccia da qua. Ecco, nel video sono arrivati adesso gli stivali, per farti capire. Sì, ci sono 4-5 secondi di... Sono un po' di più, sono 15 secondi buoni. E sono avanti tu. Prova ad aggiornare, tu vai. No, adesso è avanti lui, io sono avanti di te. Ma tu sei in Italia, te l'ho già spiegato 50.000 volte. Allora, vabbè, io è come se fossi all'estero. All'estero. Sì, vabbè, a Svizzera, all'estero. Non buono. È vero che il depo sta sotto casa tua, ma... Allora, la differenza è per questa ragione non potranno mai superarci. Va al terminale delle consegne, ti spiegherò come usare il robot. E non temere, terrò sotto controllo la situazione. Sì, l'unica cosa è che così faccio fatica a sentire e faccio anche fatica a leggere. Ma se vuoi star fuori, che se vuoi uscire da qua ti sgancio e stai, scrivi di là, come vuoi. Allora, lo stesso. Preferisci scrivere sotto, no? È uguale, eh? Oh, no, guarda, guarda. Passo l'audio della TV perché sennò ti rientra dentro nel telefono. Quindi. Infatti, ti ho dovuto passare in multimedia. Allora, accetto ordini. Questi corrieri robot. Aspetta che intanto c'è un sifone acceso. Allora, qua. A ordini standard consegnaboli con robot. Questo qui è una delle cose da fare. Perché non va avanti? Dimmi un po', ma come fai a giocare con qualcuno che continua a passarti davanti allo schermo? Ma va, è una roba veloce. Allora, ordini standard. Allora, il robot. Prima roba. Usiamo il primo robot. Tu non è ora che vai a cuccia. Ma sei tu il cecchino, però scusa. Allora, il robot, questo ricordo quanto invii, ok. Questo qua è disponibile, seleziona, accetta l'ordine e mandiamo il robot. Per i cazzi sua. Vai robot, dov'è? Eccolo qua. Ma che roba, ci siamo organizzati. Eh? Che robottino con le palle, va che roba, con la palla, più che con le palle con la palla, va che va, va, va che spettacolo. Al vado per lì, va, eh? Dopo ne devi prendere uno per andare a lavorare, lo mandi e dici, fila. Ora aspettiamo che il corriere robot arrivi a destinazione. A quella velocità arriva Natale. Vabbè, però fa il nostro lavoro. Però ripeto, se lo trovano i muri a quella velocità lì ci mettono 2 secondi. No, non penso, non mi sembra che attaccano i robot. Non... Ma i muri poi sono inoffensivi, eh. Il problema è Higgs, che tu non so se l'hai già visto, che è quello con la maschera, e le CA, che sono quelle lì che mettono le manatte nere per terra. Tu hai finito anche questo, vero? Non l'ho mai giocato. Attenzione. No, questo è di base, è uscito per PlayStation all'inizio, e appunto poco tempo fa, come ha detto benissimo, l'hanno aggiunto su PC, ma se non lo aggiungo su Xbox io non lo voglio scaricarlo e giocarlo su PC. Guardate che abbiamo la mascotte di Death Stranding, di nuovo la cattura, ah, guardate qui. La vedete? L'avete vista? Adesso però vai a dormire, adesso mascotte, vai a fare un culo d'altra parte. Vai,
Scherzavo, che sei la mascotte. Non sei, vai nella Guccio che non abbiamo bisogno, abbiamo un robot adesso, non servi più a niente. Vai a dormire, va, è tardi, eh? Che domani mattina devi svegliarti presto e delle cose da fare da fuori dalla cuccia. Comunque hanno curato molto la grafica nei video, specialmente anche sotto quando hai fatto la doccia, tutte quelle cose lì. Nei video è curata molto la grafica, nel gioco un po' di meno, secondo me. E tieni conto di una cosa, che quando è uscito per PS4 doveva girare su PS4, che è una PS4, quanti anni c'ha? 6 o 7. Sulla PS4 Pro, uia, guardate chi c'è nella doccia, spettacolone. La fragile, tempo, la fragile di dire tanta roba. Andiamo a farci la doccia. Vai, 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 che sei un po' sporco. Si è accorta che siamo andati a guardare, porca miseria che sfiga. Allora, Fragile secondo me è la più bella che c'è, poi ognuno sui gusti, vedrete i pezzi avanti. Allora? Si è spaventato perché sta facendo la doccia. Però guarda che rimanate ce l'hai ancora addosso. Io non... Sì, non vanno via. Non volevo spaventarti. Non voleva spaventarci. Grazie per la doccia. Prego. Cioè, esce dalla doccia vestita, cos'è questa storia? Particolare. Dove li mettono i vestiti nella doccia? No? Un particolare che non è. Ma perché per tutti lo sai, non è che possono. Su di te. Ma perché tu, scusa, quando esci dalla doccia non sei già vestito? No, decisamente. perché sei all'estero, quindi. Okay. Sappiamo là. Guarda, qua non siamo in Francia dove c'è il bidet, non ci serve più. Ah, guarda, è anche già asciugata, guarda perché è troppo. Cosa significa l'America per te? No, le stavo dicendo, io avevo appena preso, è stata la PS4 Pro che l'avevo preso usata da un ragazzo che non lo usava, e 2 anni e mezzo fa, e questo era stato il gioco che avevo preso, e quando l'avevo provato, ti parlo di appunto 2 anni e mezzo fa, era molto bello vedersi. Detto chiaro, in 2 anni e mezzo ci siamo abituati alle console nuove. No, io ti sto parlando, la grafica a livello di video è veramente curata bene. Ma tu parli del mondo in giro? Del mondo, quando siamo fuori? Sì, sul mondo fuori invece è molto molto meno curata. Cioè, ma perché secondo me inizialmente deve girare su PS4. Che hanno curato alla grande la definizione. A parte sta tizia che c'ha gli occhi che non so, sembra che si è fatta 400 strisce una dietro l'altra, non lo so. Ma forse dovresti vederlo su PC. Io avevo visto le prime immagini che sono di Windows, era molto più bello. Secondo me non hanno fatto più di tanto l'upgrade per PS5, hanno aggiunto delle macchine, ho letto delle missioni, delle cose, però non... E la cosa peggiore è che aveva troppo. Non hanno fatto la so che deve uscire la versione nuova, se è vero. Però Kojima, non so se avete letto, sta preparando un gioco nuovo, non dice cos'è. La 2 è un gran casino. Della 2 ne hanno già parlato di questo, però boh, vedremo. Magari arriva anche su Xbox, perché adesso non è più console. Benvenuto a chi è arrivato, chi è che si è collegato. Sì. Benvenuti intanto, come diceva Tecno, che sentite sotto insieme al Depo che parla. Sentite parlare invece della chat. Che Tecno risponde e vi dà tutte le informazioni utili che chiedete. Vai tra. Avrà finito 2000 giochi, quindi... sa tutto a memoria. No, mi baso su quello, però questo è un altro gioco nuovo. Infine, i giochi bene o male sono sempre lì. Tutto vero. A parte qualche bugia. Non me ne frega niente. Ti dico, comunque, insomma, su PS, doveva girare su PS4. Io quando ho visto le prime versioni per computer, si vedeva che c'era la possibilità di usare le schede grafiche potenti. Avevano fatto, era più bello da vedersi le foto che ho visto, però poi non ho mai usato su PC. PC, ti ripeto, la mia scheda grafica ormai ha i suoi anni, cambiarla sinceramente non ho nessunissima voglia, perché dovrei cambiare mezzo computer. Non ne vale neanche la pena. No, io vado avanti con la console, cioè se vuoi giocare gioca con la console, basta, finito, cosa ti serve il computer?
Ma per Xbox Series X, cos'è? Paghi 500 euro, c'hai cioè la tua bella console, funziona come un PC, giochi in 4K o 60 frame per secondo a 1080, va benissimo, fino a mai. Allora, andiamo a fare la doccia. No, non ce voglio, te. Mi tieni via un po' di rudo. Saltiamo, tanto le docce le avete già visti tutti. Sì, però notare che tu entri svestito. Ma esce che è vestito. Vabbè, dai, sì, ve l'ho detto, è per tutti. Esce che è svestito ancora. Si veste in due secondi. Ha fatto uno stacco un attimo. Però la tizia, come si è aperta la doccia, era vestita. Perché erano tutti a guardare. Allora, come vedete, per le altre persone che seguono la live o che la guardano in differita, stiamo bevendo perché ogni volta che beviamo abbiamo un recupero, vedete, di energia. Quindi ve ne ho fatto vedere uno, come faccio sempre, e gli altri li saltiamo, bevo e basta, recuperiamo l'energia. Allora, prendiamo il cappellino, direi di sì. Cappellino messo. Ok, il lavandino, lasciamolo dov'è. Gli occhialini cosa servono? Ma quando sei in giro, ma come il cappello, sono cose che ti danno in più. Non è che... Ah. Il bimbo si è sistemato. Sta meglio? Sì, mettendolo nella stanza quando è di fronte a noi. Noi andiamo a dormire, se hai visto, di fronte c'è la tuta. Questo qua è il papà. Non vi spiego ancora chi è perché sennò ve la rovina. Quello che non mi è chiaro è il cordone ombelicale. E è una connessione, come dicono loro, chirale, perché noi all'inizio guardati quando di tempo la prima puntata che ho caricato, ti spiego due cazzate di quello che è l'ambiente. Guarda i primi 10 minuti della prima puntata, fino a quando arriva alla grotta, proprio la sigla, quella parte lì, guardati la prima puntata e ti spiego un po' di cose. È più facile che state a spiegarti tutto. Gli ultimi luoghi che hai collegato, okay, che hanno contribuito al ripristino della... Adesso fa una bella cosa. Aspetta un attimo, aspetta. Non ho ancora scoperto nulla sulle origini dei BB. Che è pieno di roba. Caricati anche qua con qualcosa, metalli o ceramiche. Giusto per continuare la costruzione. No, ma torniamo indietro, la stampante è lì dietro, 30 è un minuto di gioco, dai. Tu fa lo stesso. Sì, punto, però se ti carichi come un muro non è più un minuto. Aspetta un attimo. Controllo gli ordini, attimo, perché se parliamo tutti se no non sento cosa che c'è lì. Allora, accetto un nuovo ordine, va bene, cosa facciamo? Prendiamo. Anzi, aspettate, ci saranno i mezzi, vediamo se ci sono i mezzi qua, prima roba, perché se ci sono... Non l'hai messa in garage, quindi molto probabilmente... No, ma però questa è un'altra base, dopo ci sono le moto, eh. I dati confermano la sua storia. Non stare a dirmi che cosa è vero e cosa non lo è. Lo capisco dalla sua voce. Quel figlio di puttana l'ha conciata male. Quindi spero che tu non abbia problemi a lavorare con lei. Ottime notizie. Il robot che hai inviato è giunto a destinazione. Anche sta ragazzina non è male, eh? Te ne ho preparato un altro. Prendilo e grazie. Copiata, eh? Vabbè. Allora, certo ordine, aspettate un attimo. Armadietto e garage. Facciamo una cosa. Fabbrica attrezzatura... No, gli stivali no. Io ho CCP, tutte queste balle qui no. Granata. Un quarto. Eccola qua la moto, avete visto? Fabbrichiamo la moto. Dimmi. Gli stivali sono un quarto, te l'ho già detto prima. Adesso li piglio, un secondo. Allora, buttiamo via gli stivali vecchi, allora aspetta. Stivali delle... No, abbiamo uno stivale normale. Danni zero, Adesso vedi carica, vedete... Ah, questi qua buttiamo via, ok. Allora, questi qui. Metti un armadietto, dai, chi se ne frega. E conferma. Sono a piedi nudi adesso. Stupido. Se non indossi gli altri. Lo so. Aspetta, stanza privata, poligono di tiro. No, un attimo solo, ragazzi. Perché? Cambia veicolo. A moto, va bene. No, deposito veicolo no. Allora facciamo uscire la moto, va, che è meglio.
La fa. Eccola lì, la moto è pronta. Ok, avete visto. Allora, adesso vedrete che abbiamo prima di tutto preso una moto. Poi accettiamo l'ordine. Vediamo dove dobbiamo andare. Mettiamo gli stivali. I tuoi sforzi. Aspetta. I tuoi servizi sono. Poi prendiamo il materiale, carichiamolo sulla moto. Potrà sembrare stupido importi delle restrizioni volontariamente, ma se ci riuscirai potresti migliorare di molto la tua reputazione. Perciò, se devi consegnare qualcosa entro una certa scadenza, puoi abbassare ulteriormente quel limite di tempo e in caso di successo ottenere una valutazione migliore. Provaci se ti senti pronto per una sfida del genere. Non esageriamo, andiamo avanti con cose normali. Allora, ordini per Sam. O ordini standard, no? Ordini per Sam. No, per Sam. Allora, Sam aumenti la fama della zona. Consegna misuratore chirale, stazione meteo, che è su in montagna, oppure recupera il chip con incisione misteriosa. Dai, che dai il chip con misteriosa. Ma direi di fare questo qua, dai, quello normale. Seleziona, accetta l'ordine. Una scala la prendiamo, un chiodo lo prendiamo di sicuro, lo spray riparatore lo prendiamo perché sicuramente facciamo dei disastri, la sacca di sangue la prendiamo, vabbè, ci fermiamo qua, l'esca per il fumo, per i muri a calci nel sedere vanno via i muli. Allora, conferma la moto. Via. Ma fammi capire, l'esca fumo cosa fa? Gli lasciavi un tocco di fumo? Ma no, è per i muli, però i muli dai per il momento sono facili da fare, cioè non è che... Ho capito, ma cosa fa sta esca fumo? E se tu vuoi combattere con i muli, ce ne sono tanti, li tiri il fumogeno e stordisci un po', però i muli, vabbè, non è che sono difficili. Sono già dei muri così. Esatto. Scusami, ho già visto prima quel rincoglionito che è tornato alla base col mezzo invece di venirti a tirare sotto. Cioè, non si so, chiamano non muri per niente. Si muore. Non si chiamano muri per niente. Allora, un attimo solo, scusa. Scherziamo, no, lo so, scherziamo, ridiamo, però volevo vedere una cosa. Allora, abbiamo deciso che andiamo su, quindi ok. Poi, gli stivali, carico. Andare in giro a piedi nudi sarebbe anche stato più comodo, eh? Livello 1. Cos'è quella rossa, cosa rossa che ti marca sulla mappa? Aspetta. Indossa cazzatore, voilà, messe. Usato la granata ematica, niente, perché questa l'abbiamo usata un po'. No, non sulla mappa intendo. Ah, non avevo capito, aspetta, adesso ci arrivo. Sulla mappa dove? Ah, qua? Allora, questo è un cartello, perché adesso abbiamo aperto le zone e adesso nella nuova versione fa vedere anche i cartelli sulla mappa che mettono le altre persone. Okay. Ad esempio qua ci sono le CA che sono quelle che mettono le impronte e viene fuori il la cos'era, quel pesciolone là, non mi ricordo il nome, mi sfugge, avete no, capito? Almeno sai che dice. Poi può preparare quelle poi patate. E noi dobbiamo andare qua, sulla stazione meteo, quindi in piena alta montagna. A che punto siamo con l'orario? Però siamo fuori orario con la live, eh? O ne apriamo un'altra? Aspetta, datemi un secondo d'orologio. Non ci sente nessuno, ho chiuso il microfono. Allora, ci fermiamo un secondo perché devo. Ci rivediamo fra ragazzi, per chi segue le live o la guarda in differita, fra 3 minuti. Chiudiamo questa e riapro l'altra perché siamo andati oltre i tempi di YouTube, paurosamente, quindi ci dobbiamo fermare qua. Se volete avete anche. Perciò ragazzi, ci vediamo fra 3, 4, 5 minuti. Grazie chi ci sta seguendo, grazie chi si ferma qua. Chi invece vuole proseguire, ci vediamo fra poco. Ciao. Termina.